Ma quanto ci piacciono le storie e soprattutto quanto ci piacciono le storie di Instagram. Le storie di Instagram non sono altro che dei contenuti che possono essere sia fotografici sia dei video della durata di 24 ore, cioè da quando vengono postate hanno una vita solo di 24 ore e poi puff, scompaiono e non possono più essere viste. Questo le rende davvero molto interessanti perché significa che la curiosità verso quel contenuto o anche quella che viene definita la FOMO, cioè la paura di perdersi qualcosa, fear of missing out, diventa rilevante per questa tipologia di contenuti. Di Instagram sono una delle feature di Instagram davvero più interessanti perché porta un sacco di engagement sul profilo e anche a scoprire contenuti sempre più interessanti e sempre più innovativi. Bisogna però essere un po' creativi perché non è sufficiente mettere le stesse fotografie che poi si metterebbero anche all'interno del feed. Le storie hanno una funzionalità completamente diversa. Servono agli autori, ai brand e alle aziende per farsi scoprire un po' di più, per raccontare qualche cosa in più dei propri valori, del backstage, della vita di tutti i giorni, insomma, per far dare un po' una sbirciatina dal buco della serratura. E come avrete sicuramente intuito, sono proprio le storie l'argomento del video di questa settimana. Io sono Heidi e sono una digital strategist, nonché una content creator, ovviamente, e su questo canale ogni settimana parlo di digital, ai content creator, coach e imprenditore. E questa volta non vi porterò sul mio computer, ma andremo direttamente sullo smartphone per vedere come poter creare delle storie e cosa sono tutte quelle altre funzionalità e tastini vari che troviamo all'interno del monitor. Eccoci qua, vediamo come poter preparare e registrare una storia. Allora, abbiamo due strade diverse. La prima è questa, dalla foto del profilo, poi in alto a sinistra, cliccare sul più e eccoci qui. Ciao, sono io. Oppure torno indietro e lo faccio andando a cliccare sul più in alto a destra. E qui posso scegliere tra un post, una storia in evidenza. Torno di nuovo sulla storia, eccoci di nuovo qui. Io cliccando qui in basso sulla sinistra, giro la fotocamera in modo da inquadrare quello che ho di fronte a me. Per scattare una fotografia mi basta proprio scattare e basta, quindi il pulsante qua centrale. Se voglio invece registrare un video, devo andare a cliccare e tenere premuto un pochino più a lungo. Ho anche un'altra possibilità, vado qui sulla sinistra, vado a cliccare sulla freccina, cliccare su senza tenere premuto registrare il video. In questo modo ho la possibilità di avere le mani libere. Una volta dato il click iniziale, poi ho la registrazione di tutto il video. La durata massima della singola storia è di 15 secondi. Ho la possibilità di registrare più storie insieme, cioè se sto facendo un discorso, posso registrare fino a 1 minuto e sarà Instagram direttamente che mi taglierà ogni 15 secondi la mia storia. Se voglio fare delle storie più lunghe, ovviamente devo registrarne più di uno. Qui vedo anche tutta una serie di altre possibilità. Molto carino è il boomerang, cioè un video di pochi secondi che continua a riprodursi. Tengo premuto, viene riprodotto il video in loop. E vado a creare un super zoom. Allora, oltre alla possibilità di scegliere tra un cuore, un fiamme, la tristezza, eccetera, eccetera, basta solo esplorare. Proviamo questo. Che cosa succede? Io tengo premuto. Una volta inserito il testo, io sotto posso muovermi con un dito e vedere la differenza tra le tipologie di testo che io posso andare a inserire. Oltre al testo normale, andando in alto, io posso inserire anche uno sfondo in modo che il testo rimanga più in evidenza. Oltre al bianco e nero, che sono quelli che vengono dati di default, posso andare a cambiare anche il colore e lo seleziono o andando a premere uno dei tasti che trovo qui sotto, oppure tenendo sempre premuto uno dei tasti, io posso aprire tutta la palette di colori e poi muovendomi con il dito di sopra posso
andare a modificare e selezionare un colore qualsiasi. Una volta selezionato, lascio ed eccolo qui. Un altro modo per scegliere un colore che magari è già presente all'interno della mia immagine, io posso scegliere la pipetta qui sulla sinistra, tengo premuto, vado a selezionare un punto dello schermo e il colore del mio testo cambia di conseguenza, come si può vedere in alto. Clicco qui, lascio ed ecco qua il mio testo a posto. Posso anche inserire un movimento all'interno del mio testo andando a cliccare l'ultima icona. Il movimento viene dato di default e cambia a seconda della tipologia di testo che io ho scelto. Una volta finito il tutto, vado a togliere il movimento per non dar fastidio, clicco su fine ed ecco qua. Tenendo premuto il mio elemento del testo, io lo posso andare a spostare e a posizionare dove voglio all'interno della mia storia. Oppure utilizzando due dita contemporaneamente, io posso andare a ridurlo, ingrandirlo, ruotarlo e riposizionarlo. Per trovare la posizione corretta mi aiuta direttamente Instagram, in questo caso mi dà anche la linea di mezzeria, ma non posso andare troppo in basso, potrebbe essere non visibile a seconda della grandezza dello schermo, quindi cercate di rimanere sempre all'interno delle linee che vengono suggerite direttamente dalla storia. Lascio e lo lascio qui in questa posizione. Posso andare a modificare la mia immagine con dei filtri che sono quelli che vengono visualizzati sotto. Io li posso provare tutti per vedere l'effetto, mi piace questo effetto, posso dire fine ed ecco qua. Inserire il link nel caso di swipe up. Io posso selezionare solo i video IGTV, vado a selezionare il mio, gli do fine ed ecco qua. Alla fine ho presente la call to action. Nel caso invece di 10.000 follower, io posso inserire un link direttamente in modo che si apra una pagina diversa quando le persone fanno lo swipe up, cioè scorrono il dito dal basso verso l'alto. L'icona successiva è quella che mi apre tutto un mondo diverso, il mondo di Instagram. Che cosa posso fare? Posso andare a cercare utilizzando la barra di ricerca in alto oppure selezionare uno dei suggerimenti. Posso inserire un luogo, cioè indicare una posizione con la geolocalizzazione se attiva oppure io vado a scriverla. Non necessariamente è la posizione dove sono io in questo momento. Cliccandoci sopra cambia anche il colore. Io lo posso mettere del colore che voglio e posso anche ridurlo, spostarlo e nasconderlo. La possibilità di taggare una persona con il tag, ho dei suggerimenti che sono le persone che ho taggato recentemente oppure posso digitarlo con la mia tastiera. Inserire degli hashtag, la donazione è una cosa a parte, oppure posso aggiungere delle GIF che sono sempre molto interessanti, posso fare una ricerca oppure andare a vedere quelli più popolari. Le GIF sono queste iconcine che si muovono, che danno qualche elemento interessante, magari può essere anche simpatico. Attenzione ovviamente a non aggiungerne troppe, ma aggiungerne magari uno o due. Ce ne sono davvero infiniti, tanti creator ne creano di loro, basta un po' esplorare. Oltre alle GIF io posso aggiungere la musica, l'elemento musica non ce l'hanno tutti, per quanto riguarda gli account business molto spesso viene limitato, con gli account creator invece la musica è presente. Posso aggiungere un sondaggio, che quindi posso scrivere o meno una domanda, posso anche non scriverla e poi posso andare anche a correggere le due icone sì o no e posso mettere certo oppure mai. Ho dei caratteri molto limitati, quindi non posso scrivere una frase intera qui dentro, però eccolo qui anche il mio sondaggio. Un altro elemento sempre molto interessante sono le domande.
countdown, che è molto interessante quando vogliamo dare evidenza a un evento che deve capitare nel futuro. Quindi lo impostiamo andando a scrivere il nome qui. Posso andare a cambiare i colori sempre andando verso l'alto, ok? Impostare cliccando sopra la data di inizio e di fine. Se dura tutto il giorno, lascio attivo l'interruttore oppure lo spengo e vado anche a selezionare l'ora. Una volta finito, compare il countdown e si attiva da solo. Do fine e le persone potranno anche attivare il promemoria in modo da ricevere direttamente su Instagram un promemoria dell'inizio di questo evento. Se per caso aggiungo un elemento in più che non mi piace perché ho commesso un errore, posso sempre cliccare, tenere premuto, andare verso il basso dove c'è il mio cestino, andarci all'interno e viene cancellato l'elemento senza nessun problema. Anche questo sticker, che è molto interessante per fare magari votare degli elementi. Ok, vado a cambiare anche l'icona, perché anche l'icona la posso modificare andando qui sotto. Da qui io posso inserire con questo tastino grigio, posso andare a scattare un'altra fotografia, cioè un'altra immagine che andrà all'interno della mia immagine, oppure cliccare quest'altro elemento che invece va a prendere le immagini che io ho già salvato all'interno del mio cellulare. Posso andare a modificare anche l'aspetto grafico andando ad aggiungere o a cambiare certi elementi. Clicco questo pulsante ed ecco qui una tavolozza per andare a modificare un po' di cose. Cosa posso fare? Posso aggiungere una freccia, posso disegnarla direttamente con il dito e la fine, la parte proprio della freccia, viene creata direttamente. Se io avessi più storie una dietro l'altra, in questo modo posso indicare di fare uno swipe verso destra perché ci sono altre storie. Questo elemento, quello dell'evidenziatore, è molto interessante perché cosa posso fare? Allora, io scelgo un colore, facciamo l'azzurro. Ho scelto questo colore, adesso con un dito vado a cliccare sulla mia immagine e tengo premuto. Magicamente tutta la mia immagine è diventata azzurra, però non è un colore pieno, è un colore evidenziato. Infatti io dietro non ho parecchio contrasto, ma continuo a intravedere l'immagine sotto. Che cosa posso fare a questo punto? Posso andare sulla gomma, andare a modificare la grandezza della gomma andando a cliccare qui sulla sinistra e ingrandendo sempre più, e adesso vado a cancellare una parte del mio elemento sotto in modo da mostrare la fotografia sottostante, tenendone una parte invece coperta. Posso aggiungere degli elementi grafici, ad esempio posso uso il giallo e a far finta che siano dei punti luce sul mio elemento. Ho finito, pronta l'immagine, posso salvarla scaricandola direttamente e magari postarla in un secondo momento, oppure in via A e l'ho postata direttamente sulle mie storie. Se questo video vi è piaciuto, mi raccomando, mettete un bel like e ricordatevi anche di iscrivervi e di attivare la campanella per non perdere nessuno dei prossimi contenuti. Se ci sono delle altre funzionalità riguardo alle storie di Instagram che magari non ho avuto il tempo di approfondire in questo video, mi raccomando, scrivetemele qua sotto nei commenti, che così magari le racconterò e le spiegherò meglio in un altro contenuto. E per oggi è tutto, mi raccomando, buone storie a tutti, fate i bravi!